si è tenuta la cerimonia di intitolazione del centro fieristico di Catanzaro nel quartiere Lido alla memoria del cavalier Giovanni Colosimo. L'iniziativa istituzionale della scopertura della targa commemorativa ha visto la presenza del primo cittadino Nicola Fiorita, oltre che la partecipazione dei familiari del compianto imprenditore, già cittadino onorario di Catanzaro. Titoliamo l'ente fiera, che è sicuramente una struttura a cui affidiamo molto, diciamo così, dello sviluppo economico della città, a quello che è stato uno dei più grandi imprenditori di Catanzaro. E penso che poche volte, come in questa occasione, la condivisione di questa scelta sia stata totale. Da destra, da sinistra, da prima, da dopo, da adesso, insomma, ci siamo ritrovati, credo, tutti concordi nel voler ricordare il cavaliere Colosimo in questo modo, intitolandogli una struttura che parla di lavoro, di economia, di commercio, di quella che è stata la sua vita. Adesso, ovviamente, questo è un altro passaggio importante nel percorso che deve portare a aprire e riempire l'ente fiera, anzi da adesso diciamo così, l'ente Giovanni Colosimo. Molto orgoglio, soprattutto per quello che ha fatto mio marito per Catanzaro, che era la luce dei suoi occhi. Catanzaro credo che abbia fatto molto e lo merita questo. Ha sostenuto il calcio, ha sostenuto il teatro Politeama, la cultura, un po' di tutto, senza voler apparire, senza nulla.